campo, en la casa, todo el mundo a quitarse el top. Allora dice, il teatro supercinema è arrivato al capolinea dopo molte difficoltà, al pubblico, agli abbonati stasera un discorso di chiusura ma anche di apertura verso e di speranza verso il futuro. Sicuramente intanto erano doverose delle scuse perché certe cose sono state dipese da me oggettivamente parlando, ma altre cose che sono accadute, tipo lo spettacolo che abbiamo sospeso momentaneamente di Luca Barbareschi, quello era un certificato medico, poi tenteremo di recuperarlo appena sarà possibile, ce lo diranno loro, insomma la produzione. Però c'erano delle cose da dire, bisognava salutare il pubblico di Castellammare che è stato sempre molto presente, molto attento, quindi era doveroso da parte mia insomma, puntualizzare alcune cose che sono accadute che a volte non dipendono né da me né dal Teatro Supercinema, e quindi io ci tenevo anche a difendere insomma, un po' la nostra onorabilità. Ecco. Ha ribadito più di una volta di essere un attore più che un imprenditore, intanto comunque l'intuizione da imprenditore in queste situazioni ci vuole, anche la voglia di rischiare, perché comunque per affrontare determinate situazioni. Lei ha comunque in questa stagione teatrale ha dovuto comunque affrontare delle grosse problematiche per il rapporto anche con l'amministrazione attuale. Tu ricorderai che noi venivamo da una stagione teatrale dove erano stati messi dei soldi in bilancio e non è stato mai approvato quel bilancio, per cui mo al di là se l'avessimo avuto o meno quei soldi non sono mai arrivati, che è arrivato un commissario prefettizio che ha pensato bene con la stagione in corso di tagliare il contributo che andava alla stagione teatrale, perché sono due cose diverse il teatro e la stagione teatrale. Dopo è arrivato la nuova amministrazione insomma, che ha trovato delle difficoltà oggettive, e questo è alla luce di tutti. In un consiglio comunale è stato dichiarato il dissesto, per cui pare che non ci siano questi soldi neanche quest'anno per la stagione teatrale, quindi delle cose andavano dette, andava detto che il contributo era legato indissolubilmente alla stagione teatrale, altrimenti sarebbe stata una truffa da parte mia, cioè i soldi non è che me li mettevo in tasca io, ecco, questo andava puntualizzato. Ha fatto anche una leggera polemica in relazione al rapporto con i giornali, parole che le sono state attribuite non dette, e comunque quindi poi il dibattito appunto con l'attuale sindaco scaturito da queste parole. Infatti io non ho mai virgolettato queste cose, non ho mai fatto una conferenza stampa legata a quell'articolo uscito su Metropolis, da cui pare poi sia generato questo malcontento del nostro attuale sindaco, che reputo sempre un mio amico e che anche se non sono d'accordo con lui su determinate posizioni per quanto riguarda la stagione teatrale, ho un grande rispetto per l'istituzione, è sempre il nostro sindaco che rappresenta tutti in questo momento. Rischierà anche per l'anno prossimo? Ma per forza, mica non sta andando con questo debito, insomma adesso devo cercare di recuperare, vediamo intanto come. Ci tengo veramente perché per me il valore sociale è molto importante per la stagione teatrale, io l'ho detto pure prima, hai sentito, no? Per cui non posso far finta di non aver lavorato in questi 5 anni proprio in virtù di questa importanza della stagione teatrale. C'è un 20% di persone che è rimasta scontenta della mia gestione quest'anno, ma c'è l'80% che mi ha chiesto di rimanere e che mi saranno vicini e mi vogliono bene, insomma.